Nuovo video, hola, e vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto a Brescia oggi, stamattina. Sono andata con mia mamma, mia sorella, mia zia, mio zio, e ho fatto un po' di danni, come potete ben vedere. C'è mia sorella che sta riprendendo, quindi oggi ho anche il cameraman personale. Ci troviamo in esterno sul Il terrazzino. cameraman. Cameraman. Partiamo dagli acquisti perché ci sono un sacco di cose. Allora, io partirei da H&M, che è questa bustina piccola e questa bustona grande. Allora, questa l'ho presa al Freccia Rossa perché non c'era granché roba al Freccia Rossa rispetto all'ultima volta che sono andata, tipo una settimana fa. E che palle! Speriamo che non ci sia casino. Ho preso semplicemente questo set di calzini perché io sapete che odio i calzini e non ho i calzini. Però ho detto, vabbè, se mi servono devo prenderli. Quindi ho preso, scusa cameraman, puoi inquadrare nel dettaglio. 1, 2, 3, 4, 5 paia di calzini alla modica cifra di 3 euro al posto che 8 euro. E sono carini, soprattutto mi piacevano questi due sulle estremità. Cameraman, per favore. Lo zoom. Ah, stai zoomando? Ok, cioè, che ne so, io faccio anche lo zoom. Questi qua sono appunto così un po' stile, come si dice? Damascato. Questi qua sono semplicissimi, grigiolini quasi azzurrini, bianchi, orribili. Questi qua rosini, carini. E questi qua grigi, super. E poi gli altri damascati sia nel beige che nel panna. Cioè, sia nel panna che nel grigino. E questi sono 3 euro, insomma, praticamente 1, 2. Insopportabile questa cosa, 3, 4, 5 paia, 3 euro, cosa vuol dire quanto un paio? Quanto fa? 3 Non diviso so. 5. Un paio, 3, 3, vabbè, comunque poco niente, l'uno, meno di 1 euro l'uno. E questo è stato l'unico acquisto che ho fatto da H&M versione Freccia Rossa. Poi siamo appena tornate, quindi perdonate la sconvoltezza. E appunto volevo farvi vedere, continuo a far così, volevo farvi vedere gli occhiali perché li ho appunto messi. I capelli fanno schifo perché li devo lavare come io avevo detto, però vabbè. E volevo proprio fare il video. Da Zara ho preso degli accessori per la prima volta. Non posso parlare. Sì. Credo che dura 40 minuti il video. Ora adesso arriva l'altro. Non ci posso credere, era meglio farlo all'interno, volevamo farlo così un po' all'esterno, vabbè. Da Zara ho preso degli accessori per la prima volta, che non li avevo mai comprati, però mi piacciono tantissimo gli accessori di Zara, tutto scontato ovviamente, questi sono spettacolari secondo me e sono molto 70, li adoro e costava, e sono degli orecchini ovviamente, se non avete capito, ma penso che avrete capito, guardate che meraviglia i colori, c'è dentro il blu e il verde acqua, quelli i colori che piacciono a me, con queste perline e queste piumettine, questi orecchini sono molto, molto etnici, molto 70, nella versione chic che ovviamente vi ho fatto una testa così, sapete che adoro. E li ho pagati soltanto 3,99 euro al posto che 12,99 euro, quindi sono bellissimi secondo me. Poi ho preso sempre i miei accessori, questi orecchini che sono stranissimi, anche questi sono costati 3,99 euro al posto che 12,95 euro, scontati del 70%. Non avevo un paio di orecchini così particolari, li avevo già visti l'altra volta ma non li avevo presi. Guardate come stanno sull'orecchio, praticamente è una cosa strana, una sorta di appunto si appoggia al lobo dell'orecchio e poi boh, si scendono così, ve li farò vedere ovviamente in un video outfit. Poi i packaging degli accessori di Zara sono molto carini, sembrano tipo stra lussuosi. Poi, anche questi ho preso, non mi ricordavo più. Ho preso questi altri, ho fatto una strage, quindi vi dico già che ho fatto un sacco di shopping, però vabbè, sti cavoli, a luglio c'è la 14ª, quindi noi ci sbizzarriamo con lo shopping. Anche questi 3,99 euro, questi mi sono piaciuti perché sono dei punti luce e sono praticamente dei pendenti, con tutti questi super brillanti, ce ne sono 6 per orecchino addirittura, quindi sono dei orecchini molto gioiello, questi mi sono piaciuti per un'occasione un po' più carina o anche solo semplicemente un sabato. Poi ho preso questo AirCuff, adoro, cioè quando ho visto l'uccello, sapete che io adoro la stampa uccelli, uccellini, tucani, non tucani, fenicotteri, eccetera. E quando ho visto questo AirCuff, ho detto no, deve essere mio. Da 12,95 euro l'ho pagato 3,99 euro. Guardate che meraviglia, è un uccellino, non so dirvi il tipo di uccello, con questi cosi qua che pendono, bellissimo. Questo è da mettere solo su un orecchio, magari col cappello legato, e l'altro orecchio ovviamente bisogna lasciarlo con magari un puntino e basta. E questi erano tutti i miei acquisti di Zara.
Ho usato tra l'altro mettere la salopette con il ginocchio nudo, visto che la situazione ginocchio è abbastanza tragica, però ho detto vabbè, tanto a Brescia, chi mi conosce? No vabbè, d'altronde non posso passare l'estate finché mi si rigenera la pelle con le cose lunghe, non faceva neanche troppo caldo in realtà. Poi, da un negozio di cinesi, in particolar modo, che andiamo ogni tanto, ma l'abbiamo scoperto da poco, si trova in via dei 1045 a Brescia, nell'attraversare per andare alla Traccia Rossa, si chiama Ina Market X e J SRL. Ho preso una coda finta che ho già in diverse varianti di colori, però ultimamente, siccome il capello è biondo chiaro chiaro chiaro, ho dovuto prendere la coda adeguata al mio colore. No, questi non sono da mangiare. Ho dovuto prendere la coda adeguata ai miei, colori di capelli. Adesso facciamo che c'è la nostra modella, cioè il nostro modello perché è un uomo, l'Ancillotto, che farà da modello. Guardate che meraviglia questa coda. Questa coda lunga lunga lunga. Oh, sì, proprio bello, sì. Vedete? È praticamente dello stesso colore, almeno mia sorella ha detto che si poteva assomigliare, sono quelle code che voi fate la vostra coda e poi c'è il mollettone così, tac tac tac, e lo puntate dietro quando fate la coda. Ovviamente farò delle foto per Instagram e mi sono piaciuti tantissimo, visto che adesso i capelli sono corti, una tantum si possono prestare, vedete che meraviglia. Vedete come danno luce al volto, proprio bello, eh? E niente, questa l'ho pagata solo 10 euro, solo, non è che solo, però sui capelli ovviamente sintetici che si possono lavare con lo shampoo e bisogna farli asciugare così si possono pettinare. Io per quelle poche volte che li metto, tipo una volta ogni tot, non ho mai avuto l'esigenza di lavarli, sono come i capelli delle bambole alla fine, quante volte le laviamo le bambole, poco. Per cui, però in caso bisogna lavarlo con lo shampoo. Vai. Continuiamo con lo shopping, ho il mio assistente personale, sì. Ok, da H&M versione centro di Brescia, molto più dotato, ho fatto un bello scontrino, questo, di cui è tutto mio, a parte una cosa che è la collana che ho regalato a mia zia per il compleanno, che fa lunedì, è tutto super 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 scontato, ovviamente come le regole del baule, che se non avete visto il video vi rimando al video. Ho preso un po' di accessori e qualche jeans e qualche cosa. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa collana. Sono mille collane, non una collana unica. Questa veniva a 12,99 euro e sono praticamente un collarino così molto, molto etnico. Arrivano da H&M Love Coachella Official Collection, quindi la collezione che si ispira a Coachella Style, il festival di Coachella, quello dove vanno con gli hunter tutti appunto sporchi di fan. Non è quello, infatti. Non è quello. Cos'è quello? Vabbè. È un altro festival in Inghilterra. Comunque quei festival lì, dei tipo figli di fiori, questa che mi piace un po' meno, però vabbè, perché ha la cordina nera, però mi piaceva un sacco comunque la pietra color verde acqua, e questa qua con tutte le nappine bordeaux, questa invece mi piace tantissimo, e questa qua che mi piace tantissimissimo, che ha, non so, non ho capito bene com'è fatta, comunque dovrebbe essere lunghissima e avere questo simpaticissimo elefantino, sempre con il Tiffany, e questa l'ho pagata soltanto, cioè un euro, 1, 2, 3, 4 collane, cioè questa la potrei anche buttare, che cosa mi interessa, per un euro, cioè un euro, un caffè. Poi sempre a un euro, ho preso un sacco di bijou a un euro e sono troppo contenta. Ho preso, questo non è un bijou ma è un piercing all'ombelico, mi piaceva tantissimo, era da tanto che volevo il piercing all'ombelico con queste cosine che scendono. È un piercing classico, normalissimo, con la perlina appunto color Swarovski classico, con queste cose che scendono che lo rendono un po' più gioiello, spero che non sia scomodo. Da 8 euro comunque un euro, quindi super preso. Stasera magari me lo faccio mettere, perché io da sola non me li metto perché mi fa impressione tantissimo, me li devo far mettere tipo da Simone, i piercing. Poi ho preso questa sempre ai Love Coachella, H&M per Coachella Style, questa è stupenda, molto etnica, questa veniva a 15 euro ragazze e l'ho pagata soltanto 3, cioè ditemi se non è meravigliosa questa collana. Siamo un po' ancora al modello, tu? No, non lo siamo. Guardate che meraviglia, come sta bene su addosso. No, scherzo. Comunque molto bella e appunto abbastanza pesante questa, sono quelle così con tutti questi charm che fanno casino e mi piaceva veramente tantissimo, un po' proprio nel mio stile, lo stile che piace a me. Poi ho preso un sacco di collane, questa che la vedo già dura perché è già tutta ingarbugliosa, non vedo l'ora di poterla appendere. Questa come funziona? È una collana normale, sì. Sono quante collane?
No, questa è fatta strana. Vabbè, non mi ricordo, non so, penso che si metta normalmente. Comunque 1 euro, ragazzi, al posto che 15. No, 7,99 euro, scusate. E c'è questo giro così leggerissimo argentato. È questa perla che si divide poi in questo coso, mezzo sole, e questa punta. Cioè, da che non avevo queste collane così semplici, super carine, che ho praticamente l'armadio pieno di queste collane, che devo ancora, tra l'altro, mettere a parte quella che ho messo lì, l'ultima che ho preso di chiavi. Vabbè, poi sempre a 3 euro. A 3 euro questa? Siamo sicuri che non erano poi a 1 euro? Aspetta. Mi sembra che erano di meno. No, forse l'ho presa a 3 euro perché ho detto no, è bella. Vabbè, comunque a 3 euro ho preso quest'altra collana. Sto facendo la casa delle collane, però passate da H&M. Alla Frecciarossa non c'è un tubo, ma in quella appunto in città è molto fornita anche di accessori. È per il primo anno che trovo tutte queste collane e questi bijou a 1 euro perché non li ho mai trovati. Ho sempre visto i video degli altri dove li facevano vedere. Dicevo, babù, da noi non c'è un cavolo. Invece quest'anno è super, super fantastico. 3 euro soltanto al posto che 20. E questa qua è molto bella. Questa invece è leggerissima. Sotto vedete è tipo in tessuto suede. E poi tutte queste perline con questa gemma e questi toni del rosa che mi piacciono tantissimo. Questa è carina anche, insomma, l'autunno, non solo l'estate. Poi sempre a 1 euro ne ho prese due uguali perché costavano poco, costavano 12 euro l'una. Queste sono molto etniche, queste può fare anche da modello l'ancilotto. Guardate che meraviglia, vedete come sta bene addosso. Ovviamente non sto torturando il cane, a lui gli piace, vero? Vero che ti piace fare da modello? Si è messo qui apposta. Comunque sono una rosa e una verde acqua, sono molto carine anche queste. Cioè, guardate come stanno bene, su, peccato che non ho una canottierina. Vedete che a lui gli piacciono, le lecca. E questa qua invece rosa, sono molto carine anche queste, però sono super estive. Ma per 1 euro l'una, cioè neanche le perline, boh. Vabbè, comunque ho fatto la casa di collane, lo so. Accessori sono finiti. Poi ovviamente la seconda cosa presente in questi saldi sono i jeans. Cioè, sto proprio facendo la casa di jeans in vita alta, però mi servono. L'inverno poi non avevo mai dei jeans decenti, ci mancava pure l'elicottero. Vabbè, comunque questi sono meravigliosi addosso, io ve li super consiglio perché li ho provati. Anche mia zia mi ha detto, caspita, ti esce un sedere proprio da paura. Tutto buono. Ho preso la taglia 28 è una 42, ormai mi sono data la 42, e sono gli skinny high waist ankle 28. Sono praticamente gli skinny alla vita alta, e sono bellissimi perché questi sono nel grigio scuro quasi nero, e poi hanno lo strappettino qui sul ginocchio. Questa cosa mi piace moltissimo, ma la cosa bella è la parte dietro, non avendo le tasche, ti fanno vai. Dicevo, praticamente non avendo le tasche dietro, fanno uscire proprio un sedere perfetto, per modo di dire. Nel senso, non lo fanno uscire bello, insomma, non come fanno di solito i pantaloni a vita alta che lo schiacciano. Senza le tasche lo rendono bello, tipo push up. Cioè, push up. Comunque sono bellissimi e li cercavo proprio di questo colore perché ne volevo un paio classico di questo colore. Quindi, questi ragazze costavano... Dai... Queste costavano, stai attenta al video, queste costavano 19,90 euro e ne ho pagate 10, bellissimi, ve li consiglio, andate subito a provarli da Kemmer, sono proprio belli e mi direte che avevo ragione, come vi ho detto anche che erano belli quelli di Tezenis, questi sono ancora meglio. Poi un altro paio della linea Divided, questi super skinny high weights, anche di questi ho preso anche di questi ho preso la taglia 42, perché voglio stare comoda, non strappano, non stringono, non strassano. E questi invece no, schiacciano il sedere perché hanno le taschine. Hanno le taschine, però mi piacevano perché insomma sono sempre a vita alta e poi mi piaceva il prezzo. Perché questi erano costavano da 20 euro, cioè guardate, 6, quindi ho detto 6 euro, costano come un leggings. Presi, super presi, e questi sono proprio normalissimi. Con, ti piacciono? Però le tasche, con sono sempre strettini in fondo. Poi ho preso questo, ve lo devo far vedere indossato, visto che c'è il cameraman. 6 euro, te l'avevo detto che c'erano. Questo qua praticamente è stupendo, mi rincresceva un po' comprarlo, poi ho detto no, vabbè, per quello che costa. E di questo ho preso la taglia 36, è una specie di parka estivo, super leggero, ma bellissimo, addosso sta proprio bene, e questo l'ho pagato appunto da 35 euro, 10 euro, ve lo faccio vedere, scusa assistente, ve lo faccio vedere indossato perché merita, visto che c'è il cameraman che può aiutarmi. Guardate che bello, questo con un pantalone bianco, secondo me sta, ma stai riprendendo, sta molto bene, guardate che meraviglia. Vabbè, con la salopette non fateci caso alla mia elementarità, perché sembro, oggi sembro una bambina di 15 anni. Ci sei? Riprendimi? Ti sto riprendendo. Musica. Vai.
dicevo, questo parka che è molto bello per 10 euro, molto leggero, molto carino. Sono curiosa di sapere se vi piace, ovviamente indossato così fa schifo. Ha di questi particolari, questa cordicina, questa cerniera storta. E poi, vabbè, l'unica cosa che non mi piace molto è il fatto che abbia il cappuccio, però ci sta perché è molto leggero, un tessuto super fantastico, cioè non so se notate. E questo qua è bellissimo, ovviamente non portato così, ma con i jeans bianchi, magari una bella décolleté, un bel sandal, questo qua a fine agosto. Tempo. Hai tempo? Vai. Allora, poi cambi la cosa. Passiamo a Bershka barra Stradivarius. Lo so che voi volete vedere l'haul del mercato, ma quello ve lo tengo come al solito per l'ultimo. Ma non è stato particolarmente... Sì, ho preso un sacco di cose, però non ho preso mille cose. Allora, da Stradivarius mia sorella mi ha segnalato questo giubbino, che ha preso anche lei uguale. E tra l'altro vi comunico che ha preso da Bershka il parka, quello da 20 euro, con la manica a tre quarti. Ce n'era un altro, l'ha preso lei. Non so se ce n'erano altri, comunque sono contenta, andiamo a comprare le cose uguali, vabbè. Questo qua era un giubbettino di Stradivarius, ho preso la M, mi è piaciuto tantissimo per la leggerezza e la fantasia. E poi la cosa che mi piaceva tanto è questo bordeaux, queste righe così, bordeaux blu e bianche, vedete, è molto college. Però il giubbettino è molto leggero, con questa stampa floreale hawaiana, però discreta, secondo me va bene anche per l'autunno. E poi ragazze, costava una miseria, tipo 5,99 euro, quindi l'ho trovato molto 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 carino questo, anche con un pantalone, con un jeans, con un pantalone bordeaux, con un pantalone blu, secondo me ci sta bene, e va bene anche questo insomma nel periodo agosto eccetera eccetera. Poi da Bershka ho preso, siccome non avete visto scarpe neanche nei precedenti video haul, mi sono un pochino rifatta con le scarpe, ma ho preso tutto da Bershka in realtà. Ho preso due scarpe rosse, avete detto che il rosso mi sta bene, quindi ascolto anche i vostri consigli, e un paio di gladiatori, che è tutta estate che non li prendo, quindi a mia discolpa devo dire questo, e questi li avevo visti sul sito, mi piacevano e non potevo non prenderli. Sono stata brava perché non ho preso le ballerine pitonate con tutti i laccetti che c'erano da Bershka a 12 euro. Ho detto no, ma dato i numeri giusti perché c'erano i numeri sbagliati. Allora, il primo paio di sandali è questo, mi piace tantissimo, è un rosso scuro, meno male, non è un bordeaux, però è un rosso molto scuro e mi piace tantissimo questo dettaglio, perché li rende comunque molto chic, molto carini, quasi eleganti, anche se sono dei sandaletti bassi. E la cosa che mi piaceva ovviamente è il fatto che aveva questa cordicina magica, che è la cosa che piace a me di tutte le scarpe, e quindi viene intrecciata sul piede. Questo è un sandalo molto discreto, molto pulito e appunto chic, e veniva allora da 25,99 euro, 9,99 euro, quindi per 10 euro, se non lo metterò quest'anno lo metterò l'anno prossimo, ma ce l'ho. Poi ho preso questa specie di gladiatore nero, anche questo l'ho preso perché ero fissata con i gladiatori, ma quest'anno non ne avevo comprato ancora un paio, sapete che io li adoro. E poi l'unica cosa, vedete che è strano rispetto agli altri gladiatori che ho, perché secondo me questo resta più rigido e non si lascia andare perché è a metà polpaccio, non è quello che arriva fin sopra. A me piacciono tantissimo quelli che arrivano al ginocchio, però scendono continuamente quando uno cammina. Non fare facce, bisogna spiegare. Questi venivano 35,99 euro, li ho pagati 9,99 euro, scontati del 72%. Guardate la particolarità, la parte qua davanti è fatta in questa maniera e io non li avevo. E poi c'è questo dettaglio argentato e questa cerniera. Questi sono spettacolari e arrivano al polpaccio, quindi non scendono. Trovateli, sono belli. Poi l'ultimo paio, bellissimi anche questi, non ci volevo credere quando li ho visti che c'era il 36, ho detto no, li devo prendere, sono troppo belli anche questi, li avevo visti a prezzo pieno e ovviamente non li avevo presi. Guardate che meraviglia, sono sempre dei sandali dello stesso rosso di quelli bassi. Questi venivano 45,99 euro, li ho pagati 12,99 euro. Guardate che meraviglia, questi sul piede sono spettacolari, anche se non li ho provati, ma riesco a immaginarli perfettamente. Guardate che belli che sono, hanno il tacchettino 10 molto discreto, molto insomma sottile, elegante. Poi si intrecciano così sulla caviglia, lasciano tutto il tallone scoperto, sono meravigliosi in suede. Cosa? Ah, c'è anche Romina, adesso li apriamo. Meravigliosi, meravigliosi. E questi erano gli acquisti di Bershka. Dai, poi pensa che si... Poi ragazze, sono stata alle rondinelle da Chiavi. Guardate che mega borsona che ho preso. Anche qua ho preso un sacco di cose ancora. Ovviamente tutto al 70%. Sapete che la regola è quella. E non credo che... Venite qua, venite, vieni Romina, su.
Vieni, vieni te, vieni te. Qualcuno venga. Dai. Fatemi uscire. Vieni te, qualcuno venga, dai. Assistenti, dai. Vieni, su, su. Ok. No! Dai, vai. Dicevo, ragazze, da Chiavi ho comprato tutto al 70%. Ho preso anche un regalo per Simone, ma non so se lo merita. Allora, dopo glielo diamo. Allora, jeans ancora, perché è l'haul dei jeans. Sono i saldi dei jeans questi. Ho fatto la scorta dei jeans, ho preso 10 paia. Però almeno ce li ho per tutto l'inverno e tutta la primavera prossima. E avrò in mente di comprarne ancora. Questi sono bellissimi addosso. Allora, li ho presi da Chiavi. E prendili in braccio. Sono slim fit. E di questi invece ho preso la 40, lo dico con fierezza. E sono di questo lavaggio super super chiaro, skinny. E la cosa che mi piaceva è, sì, lo so che sono simili a quelli di Zara, però insomma sono così appunto in fondo mal tagliati, tagliati proprio con la forbice, con questo... Le forbici. Con le forbici. Tagliati con le forbici e hanno questa, come si dice, mancata rifinitura fatta apposta. E questi qua venivano, allora prendiamo lo scontrino così vi dico bene, guardate scontrino della spesa, vediamo se questa volta c'è lo chignon, perché allora pantaloni, jeans, slim, venivano 6€ al 70%, ancora l'elicottero di prima, cioè boh, quindi 6€, ragazze, cioè vi rendete conto, che affare super mega fantastico, sono anche belli morbidini. Poi pantaloni rossi, questi, vediamo se c'è il rosso, pantaloni a sigaretta rossi, 6€ anche questi, ragazzi, anche di questi ho preso la 40, sono i pantaloni a sigaretta, questi sono proprio work in office, da 20€ li ho pagati 6 col 70%, sono proprio sigaretta, e belli stretti in fondo, e con la cernierina laterale, cioè smette l'elicottero, inizia il cane, adesso no.